L'Abruzzo tra le prime regioni del centro-sud a dotarsi di uno strumento innovativo per valorizzare l'apporto dei cittadini e delle formazioni sociali per un'efficace, efficiente, equa e democratica azione amministrativa. Così oggi il presidente della regione Gianni Chiodi ha presentato in una conferenza stampa la neocostituita commissione composta da 5 professionisti che ha lo scopo di elaborare proposte che applichino la sussidiarietà nei seguenti ambiti: attività produttive profit e no profit, servizi di pubblica utilità, educazione, formazione, lavoro, sanità e servizi alla persona. Presidente Chiodi, lei ha definito tutto questo un salto culturale, è proprio così? Dico di sì che lo è, dunque io parto da una constatazione che il modello sociale europeo è ormai finito, deflagrato, quando abbiamo visto che la disoccupazione giovanile in Europa si attesta intorno al 35%. Con punte addirittura del 50%, quindi il modello sociale è finito, ed è finito per un fatto, per un motivo, perché era insostenibile, perché è stato alimentato con un debito spaventoso che ha messo la nostra Europa ormai in una difficoltà, in una crisi, ha determinato una crisi violentissima. La crisi quindi non è la causa dei nostri problemi, ma è l'effetto di quello che era nel passato. Allora bisogna in qualche maniera costruire un nuovo modello che tenga conto di quelli che sono i bisogni della comunità. Il principio di sussidiarietà esalta il valore delle famiglie, associazioni, gruppi strutturati e dei cittadini stessi nello svolgimento di funzioni sociali. La famiglia, su cui del resto è fondata la nostra civiltà, resta al centro di tutto. Di che cosa si occuperà la Commissione Sussidiarietà in Regione? La Commissione ha uno scopo preciso, ovvero quello di creare degli strumenti pratici, quindi dei progetti, che hanno l'obiettivo di riconoscere il ruolo economico e sociale che la comunità, la società civile già svolge. Quindi si tratta soltanto di iniziare da una parte sotto un profilo culturale a riconoscere, quindi a stimolare le persone a provare a comprendere l'importanza dell'autoresponsabilizzazione e della necessità di un impegno civile, e dall'altra si tratterà anche di utilizzare degli strumenti già in atto per rendere effettiva un passaggio di responsabilità dal pubblico alla società civile, quindi non solo ai cittadini ma anche alle associazioni e alle imprese.